Ciao a tutti, sono Michele, ma potete chiamarmi Poro. Poro Michele, è una storia lunga e non so se prima o poi ve la racconterò. In ogni caso, benvenuti sul mio canale. Come potete intuire dalla parete dietro di me, qui si parla di videogiochi. Sin da piccolo, i videogiochi sono stati una delle mie grandi passioni e diciamo che, anche se a fasi alterne con alti e bassi, è una di quelle cose che ha accompagnato tutte le fasi della mia crescita. Certo, rispetto a quando ero un pischelletto, come diciamo a Roma, ho molto meno tempo per giocare, ma questo non mi impedisce di accumulare senza motivo. E come si dice a Roma, sono proprio un coi. Cosa mi ha spinto ad aprire questo canale? Beh, il mio acquisto più recente, ovvero questa, la Switch. Accendiamola. Bella, eh? È anche quasi scarica. Olè! Ero molto dubbioso su questo acquisto per vari motivi. Innanzitutto è da un po' che non compro una console nuova, mi dedico principalmente al retro gaming e l'investimento monetario non è certo leggero, diciamo. Senza considerare poi gli esperimenti non proprio riusciti, anche se in modo diametralmente opposto, delle ultime due generazioni di console casalinghe di Nintendo. Insomma, non è che sia stato proprio tutto rose e fiori per quanto riguarda la casa di Kyoto negli ultimi 10-15 anni. Siamo verso la fine di novembre 2017, la Switch è uscita a inizio marzo, sono passati più di 9 mesi dal suo lancio mondiale e dal suo debutto europeo e sebbene la console si stia assestando su buone vendite, non è che possiamo definirla ancora un successo o un insuccesso. Quindi è ancora una fase molto molto precaria per considerare l'acquisto. C'è da dire però che tutti questi miei dubbi sono stati subito spazzati via. Ho comprato la Switch 2 giorni fa e è stato praticamente amore a prima vista. Quindi in questo primo video vorrei fare una sorta di unboxing accompagnato da qualche riflessione. Unboxing sì, effettivamente superfluo perché è fuori tempo massimo. Sono passati 9 mesi e ne avrete già visti tantissimi, già tutti conoscerete la console, quello che è da offrire, tutto quanto, ma mi sembra un buon punto di partenza per iniziare ad articolare un discorso attuale, complesso e approfondito con gli utenti, con voi. E per parlare di cosa sia la Switch adesso, storicamente, all'interno della Nintendo, ma anche di tutta l'industria videoludica. Quindi niente, iniziamo! Partiamo dalle basi. Cos'è Switch? Switch è l'ultima console casalinga della Nintendo, ma non proprio. Infatti, la sua peculiarità è quella di essere una console ibrida, una via di mezzo tra un portatile e una home console. Per la terza generazione di fila, l'idea di base non è più quella di proporre un hardware dalla potenza bruta, ma di offrire un'esperienza nuova al videogiocatore. Dopo il GameCube, ultima console veramente tradizionale, la Nintendo non ha mai smesso di sperimentare con nuovi sistemi di controllo e innovazioni tecnologiche. Eccolo qui con il suo Wiimote, successo planetario che scatenò l'isteria di massa verso il motion control, ma anche il Wii U con il suo goffo paddone, che a ben guardare contiene embrionalmente l'idea alla base del concetto Switch. Dopo il triste fallimento del Wii U, Nintendo lancia sul mercato la sua ultima scommessa, una console fissa in grado di essere portatile, un qualcosa di nuovo che non punta ad essere né l'erede della famiglia Wii né il successore del 3DS. Compattezza e portabilità non vanno di pari passo con prestazioni, si sa, e l'hardware Switch è per forza di cose limitato rispetto alle sue concorrenti. Per ora però, la Switch si è dimostrata in grado di reggere botta egregiamente accogliendo nel suo parco titoli, porting e conversioni da PlayStation 4 e Xbox One di tutto rispetto. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto la scatola. Beh, è piena di roba. Packaging elegante e denso di contenuti. Prima però, due piccole note che mi hanno fatto storcere un po' il naso. 1. Alimentazione. Rispetto alle sue console minori, New 3DS e SNES Mini ad esempio, che non presentano nella confezione il blocco alimentatore, qui il trasformatore è presente, ma data la natura estremamente insolita della Switch, la questione non è così semplice. L'alimentatore infatti è richiesto necessariamente per dare corrente alla dock station, la base che consente di ospitare la console e passare in modalità fissa. Per la ricarica della batteria, quindi, l'utente è costretto a riporre la console nella dock o a staccare l'alimentazione e collegarla direttamente alla Switch tramite una porta di tipo USB-C. Per ricaricare i Joy-Con, i controller estraibili della nostra console, a conti fatti l'unico modo è quello di ricaricarli tenendoli attaccati alla console, anche se in carica a sua volta. Soluzione non comodissima che costringe l'acquisto
l'acquisto di altri accessori e spese aggiuntive. Le soluzioni sono parecchie e ne parleremo in un altro video. Secondo punto, nella confezione non è incluso un gioco demo tecnica, in grado di farci apprezzare il potenziale della console. One to Switch e Snipper Clips potevano essere tranquillamente il nuovo Wii Sports, ma la Nintendo ha deciso di venderli solo separatamente. Peccato, difficilmente pagherei prezzo pieno per uno di questi due titoli, e anche il bundle Joy-Con più Snipper Clips non è che sia proprio economico ed ormai sembra già introvabile. Peccato. Ma ora parliamo di quello che c'è effettivamente. Oltre alla già citata Dockstation, che insieme all'entrata per l'alimentazione presenta due porte USB esterne sul lato e sul retro, nascoste da uno sportello, l'uscita HDMI e un'altra porta USB, abbiamo la console, composta dal corpo principale, sostanzialmente un tablet provvisto di touchscreen, più i due Joy-Con estraibili, un grip per i Joy-Con una volta estratti dalla console e dei laccetti da legare al polso quando si usano i Joy-Con singolarmente. Carini, ricordano parecchio il terrore da Nintendo che gli utenti potessero lanciare il Wiimote contro il televisore, cosa che succedeva in effetti. Prendiamo la console in mano e a livello di ergonomia direi che ci siamo proprio. Il tablet è leggero, lo schermo grande e il giusto e i Joy-Con, nonostante le dimensioni, si impugnano con facilità in qualsiasi modo si usino, nonostante la grandezza delle mie mani. Anche esteticamente la Switch si difende bene. Ho scelto la colorazione neon rossa-blu dei Joy-Con che dà un tocco di giocosità alla console senza rendere tutto eccessivamente plasticoso, una bella differenza rispetto al paddone del Wii U. Solo la forma del controller che si viene a creare inserendo i Joy-Con nel grip mi risulta ancora buffa. Mi ricorda il primo prototipo del DualShock presentato per PlayStation 3, che non a caso fu soprannominato il bananone. Sony però fece subito dietro front tornando alla forma classica, mai più abbandonata. Ottimo anche il Pro Controller, ma è venduto separatamente e anche in questo caso ne parleremo in modo più approfondito in un altro video. Prima parlavamo di hardware e i numeri mi interessano relativamente, vi lascio in descrizione qualche link per i più nerd delle statistiche. L'importante per me è che al di là del processore e della scheda video, la console sia effettivamente in grado di offrire un'esperienza di gioco piacevole e non castrata. E visti i recenti porting di Doom, Skyrim e NBA 2K18, direi che per ora la Switch non delude per niente. Vorrei soffermarmi solo su due punti in particolare, la batteria e la memoria interna. Stress test hanno dimostrato come la batteria della Switch abbia una durata di tutto rispetto e come giochi più esosi, come Zelda ad esempio, accorcino significativamente la durata dell'autonomia. Quindi attenti ai vostri salvataggi. Per la memoria interna abbiamo 32 GB a nostra disposizione e diciamocelo chiaramente, sono proprio pochi. Se la Switch punta molto sul digitale, giustamente, è bene tenere presente che un singolo acquisto sull'eShop rischia di occuparci tutta la memoria interna o addirittura di essere troppo grande. Per fortuna, dietro allo stand per tenere appoggiato il tablet, c'è uno slot per una microSD. Acquisto obbligatorio. Nota importante, a livello di connettività Switch è provvista solo di un modulo Wi-Fi, niente predisposizione a cavo Ethernet. Ovviamente c'è un adattatore in vendita separatamente. Ora il sistema operativo. Sarò chiaro da subito, per me siamo anni luce avanti al Wii U, anche se ci sono ancora tantissimi difetti e quindi margini di miglioramento. Prima cosa, fondamentale, imprescindibile, essenziale. Il sistema operativo è fluido, reattivo. Scordiamoci i caricamenti interminabili del Wii U che affliggevano qualsiasi menu e diamo il benvenuto nel 2017. Buongiorno Nintendo, ha un sistema operativo al passo con i tempi. Le varie schede sono chiare e leggibili, tutto scorre con piacevolezza, peccato che le funzioni siano limitatissime. Abbiamo solo un canale notizie, un tasto share, l'eShop e le impostazioni dei controller e di sistema. Zero possibilità di riproduzione di contenuto multimediale, impossibilità di navigare su internet, nessuna app di terze parti, tipo Netflix, Spotify, eccetera. È vero, è il 2017 e siamo inondati da dispositivi che ci consentono di utilizzare queste funzionalità e la Switch vuole essere una console da gioco e basta. Ma allora, dov'è la Virtual Console? Al giorno d'oggi Nintendo non può permettersi, a mio avviso, certe mancanze. Il consumatore medio soffrirà sicuramente un ambiente così limitato. In Giappone è stato lanciato da poco il supporto per Nico Nico, in Netflix del Sollevante, e in America da inizio novembre è disponibile Hulu. Ma non ci siamo ancora. Nintendo, di nuovo, sveglia! Bene, questa era una rapida panoramica della Switch. Ripeto, una console con del grandissimo potenziale nonostante si porti appresso il fardello delle politiche aziendali Nintendo. A un livello puramente tecnico, è una console con hardware
compatto ma datato, venduto a un prezzo per niente basso, soprattutto in relazione alla concorrenza. Hardware a parte, la console presenta anche dei segni anacronistici a livello concettuale: la limitatezza del sistema operativo, la mancanza di una virtual console e l'assenza di un'infrastruttura adeguata per soddisfare i bisogni di un moderno gamer. Il gioco online, uno su tutti. Pensate al casino che bisogna mettere su per fare una chat vocale su Splatoon 2. Tutto risolvibile, anzi Nintendo si sta attivando verso questa direzione. Ad esempio, dal 2018 per giocare online sarà necessario iscriversi a un servizio simile a quanto offerto dal PlayStation Plus, ma alla metà del prezzo. Staremo a vedere. Per ora però la Switch fatica appena si esce dal regno del gaming tradizionale, il che è paradossale, considerato che è una console creata proprio per scardinare questi confini. Questi sono i pregi e i difetti della Switch. La consiglio? Assolutamente, nonostante tutte le migliorie possibili e necessarie. Ma allora, perché puntare su Nintendo Switch? Beh, perché questa volta la Nintendo sembra aver trovato la giusta direzione, ovvero presentare questa console ibrida, né totalmente portatile né totalmente casalinga, che può puntare a conquistarsi una fetta importante di utenti e un nuovo territorio di espansione per la grande N. Sì, perché con la Switch la casa di Kyoto potrebbe finalmente uscire da questa situazione di stallo che si è andata a creare nelle ultime due generazioni di console, dove appunto è relegata a una seconda scelta. Le console principali sono o la PlayStation o l'Xbox, e le console Nintendo sono semplicemente d'accompagnamento, un riempitivo. E questo atteggiamento porta con sé numerosi problemi. C'è un abbandono dell'utenza, il brand viene... La Nintendo al giorno d'oggi è vista principalmente come una casa che sforna prodotti per bambini, ma anche l'abbandono delle third parties, quindi il mancato supporto, la scarsità di giochi e la sensazione in generale che la console sia un acquisto inutile, un'occasione sprecata. Comunque, per ora abbiamo parlato solo della console e se l'hardware convince, ma non troppo, ragazzi, i giochi, con i giochi c'è da sentirsi veramente male, ma male da stare male. Magari però nel prossimo video. Intanto io inizio a esplorare tutte le potenzialità della portabilità della Nintendo Switch. Alla prossima! Oh mio Dio, è comodissimo!